Benvenuti in questo nuovo video, come state? Aspettate che... Come state? Spero bene. Spero stiate bene, tutto a posto. Allora, vabbè, voi dal titolo sapete già che recensione vi beccate in questo momento, ok? Ovviamente sapete già anche il libro, sapete già tutto, sapete che ho deciso di portare questo progetto qui su YouTube perché anche se all'inizio quando le autrici non l'avevano, cioè l'avevano annunciato, avevo deciso di leggere solo i libri comunque che mi ispiravano di più, alla fine ho deciso di leggerli tutti e 10 e di portarvi di volta in volta qui su YouTube la mia recensione. Quella di Winx è stato un successo e in realtà non ho neanche mai avuto l'occasione di ringraziarvi per questo, ma sono stracontenta. E quindi dopo quasi un mese da Winx, è ora di parlare di Stack. Stack è il secondo libro della Red Hawk Manor Collection scritto da Marilena Barbagallo. E ci sono un po' di premesse da fare su questo libro ed è la storia di Dylan e Aria. Allora, sapete che Winx l'ho amato, sapete che mi è piaciuto tantissimo e sapete che io non so stare ferma durante i miei video, quindi farò di tutto. E sapete che comunque lo stile di Valentina lo conoscevo già e sapete che bene o male avevo alcuni dubbi riguardanti alcune autrici che poi magari nei video vi dirò quali erano quelle in cui io ero un po' più titubante e vi spiegherò anche il motivo. Una di queste autrici su cui nutrivo dei dubbi era appunto Marilena Barbagallo, ma non perché mi faccia schifo o altro, semplicemente perché il suo stile di scrittura e i generi di cui lei scrive sono molto lontani da quelli che sono i miei gusti come lettrice. Quindi, per quanto possa essere una brava autrice, di base non la leggo per questo motivo qua. È molto fuori dalla mia comfort zone come stile di scrittura. Ciò non vuol dire che non mi sia piaciuto, stavo guardando dove era il mio telefono. Ciò non vuol dire che questo libro non mi sia piaciuto o non mi abbia emozionato. Allora, non metterò a paragone Stack con Winx perché sono due storie completamente diverse, scritte da due autrici super competenti, ma comunque con due stili completamente diversi. Quindi non chiedetemi chi ho preferito tra June e Jace, tra June e Jace e Dylan e Aria, perché forse solo alla fine della collection vi dirò qual è il mio libro, quello che ho sentito più mio. Cosa posso dirvi di Stack? Posso dirvi che è un libro molto crudo, paradossalmente. Sì, è un libro molto forte, molto crudo, molto terra terra per l'argomento che comunque l'autrice ha trattato e per come è riuscita a trattarlo. Dylan è il bad boy per eccellenza che però non cade nell'amore malato. Non so come, cercherò di spiegarmi meglio. No, quello che c'è tra Dylan e Aria non è un amore malato, anche se lui è il bad boy per eccellenza. È un bad boy perché comunque fa parte, diciamo che è come l'hanno definito poi un criminal romance, quindi diciamo che Dylan si sporca le mani per parecchi crimini non voluti da lui direttamente, quindi diciamo che c'è questa sorta di suspense attorno a tutto quello che è lui come protagonista, che poi se devo scegliere tra i due, tra lui e Aria, assolutamente vi direi Dylan ad occhi chiusi. Ma perché questo? Perché Marilena è stata bravissima nel descrivere e captare tutti i lati del carattere di Dylan. Cioè, io l'ho percepita l'ho percepito un personaggio completo sotto tutti i punti di vista. Quello che lui si interroga, come lo
come lo fa sapere al mondo la sua sofferenza, il perché di quella sofferenza, piuttosto che l'amore che prova per Aria. Cioè, anche se lui fa lo stronzo e lo dice con brutalità, però all'interno delle sue parole si percepisce il dolore. E io l'ho percepito davvero dentro, motivo per cui sto cercando di fare queste video recensioni subito dopo averli letti, perché poi scoppio a piangere come ogni volta, come è successo in Wings. Cioè, anche in questo, vi giuro raga, mi ha lasciato tantissimo. Cioè, sono arrivata alla fine, ho detto no. E mo che facciamo? Adesso scoppio a piangere di nuovo, perché, cioè, raga, è sempre così. Allora, scusate, però davvero sono dei libri molto forti. Questo lo è stato di più, forse perché è lontano dal genere di cui leggo io. Cioè, forse June e Jace erano più nel mio stile, invece questo qui è un po' fuori da quello che leggo io abitualmente. Di conseguenza, per me è stata una conquista averlo compreso nel profondo, proprio come lettrice, aver capito e compreso tutto quello che c'è dietro la storia di Dylan e Aria mi ha davvero squassato l'anima, mi ha squarciato il cuore, mi ha devastata. Cioè, ragazzi, descrivere le emozioni durante questa lettura è tosta, perché io non... c'erano dei punti in cui ho dovuto fermarmi e respirare, perché comunque tutto quello che i personaggi mi hanno trasmesso è tanto, e lo si percepisce. Cioè, io davvero non mi capacito di come siano riusciti a farci amare quest'orfano atrofio, da dove arrivano. Questa, non lo so, cioè, è qualcosa che ti senti proprio dentro, e io sono stracontenta di aver percepito l'anima anche di Stack, perché mi ha emozionato, mi è entrato nel profondo, mi ha lasciato tanto dentro. Questo libro, più che la storia di Aria, è la storia di Dylan e di tutto il percorso che comunque lui fa per arrivare anche a stare bene con se stesso, oltre che con Aria. E Marilena, secondo me, ha scritto il personaggio maschile in una maniera... Io non ho mai letto di un personaggio maschile così complesso, ma allo stesso tempo così completo in fatto di emozioni e di sentimenti e di tutto quello che comunque c'è dietro Dylan. Cioè, Dylan è qualcosa che vi devasterà psicologicamente sotto ogni punto di vista. Quindi, non lo so, è un libro che mi ha lasciato tantissimo, che insieme a Wings me lo porterò dentro, come penso mi porterò dentro tutta questa collection, perché sì che si possono leggere uno indipendentemente dall'altro e sono tutti autoconclusivi, sono storie che comunque non sono collegate l'una con l'altra, però vi renderete conto quanto leggendoli tutti insieme, comunque dal primo poi arrivare all'ultimo, sarà proprio una sorta di viaggio all'interno di questa città, di questo mondo, anche, chiamiamolo anche mondo malato. Quindi, perché ragazzi, per fortuna che certe persone muoiono alla fine, perché altrimenti, cioè, parliamone. Ho fatto uno spoilerino comunque, no scherzo, cioè, alla fine, prima o poi, la vita è un giro, cioè c'è anche la morte, eh? Allora, a parte questo, io voglio concludere con questa video recensione con... Vi consiglio, no, questo libro? Assolutamente sì, vi consiglio di leggerlo, di capirlo, di comprenderlo, di andare oltre la corazza di Dylan, come ho fatto io, che mi sono stra innamorata di lui, per me è stata una scoperta. E è stata una scoperta anche la scrittura di Marilena. Ora,
È il secondo libro che leggo di questa autrice. Il primo che ho letto è stato Gang, che non è stato il mio libro preferito per eccellenza, ma proprio perché, come ho detto all'inizio, la scrittura di Marilena è molto lontano da quello che io sono come stile di lettrice, quello che mi piace leggere, quindi non è proprio una di quelle autrici che di mia spontanea volontà vado a leggere. Però sono super contenta e super orgogliosa di essere riuscita a comprendere e amare Dylan e Aria, che sono i suoi ultimi protagonisti. Quindi sì, vi consiglio questa serie, vi consiglio Stack, come vi ho consigliato Wings. Per me sono dei libri bellissimi con delle storie meravigliose. Questo è molto forte, quindi se siete deboli di cuore vi consiglio qualche, non lo so, qualche tisana rilassante, qualcosa. Comunque è un libro che merita tantissimo. E niente, io sono stracontenta di essere giunta anche alla fine di questa seconda video recensione, perché non lo so, cioè alla fine parlarvene, anche se magari sono tre parole in croce, però dal mio tono di voce, da come me ne parlo, da come gesticolo, voi capite quanto mi possa essere piaciuto o meno un romanzo. Quindi questa serie di libri e quindi anche questa serie di video nasce proprio per questo. Quindi ora non ci resta che aspettare il cartaceo per aggiungerlo alla collezione, perché ho deciso di farmi il regalo e regalarmi tutti i cartacei in versione rigida, sono malata. E niente, io auguro a Dylan e a Aria lunga vita e che siano felici per tanti anni a venire, nella mia testa, nel mio inconscio, ovunque. E niente, faccio i complimenti a Marilena per questa meravigliosa storia e per avermi stupito, perché ripeto, era una di quelle autrici su cui avevo molti dubbi e invece mi ha stupito e sono super contenta. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove vi aggiorno sempre, vi metto gli estratto quanto. Vi ricordo, se vi siete persi il video di Wings, ve lo lascio qui in fondo e anche nelle schede. Noi ci vediamo lunedì, se non erro, no, venerdì, sempre qui su YouTube, perché oggi è lunedì, sì, ci vediamo venerdì sempre qui su YouTube con un nuovo video. E grazie per avermi seguito ed essere, diciamo, arrivati fino a qui, perché sapete che queste video recensioni sono un pochino più lunghe. Un bacio, alla prossima, ciao!